Cambia il tuo modo di studiare. Trasformati e libera il tuo potenziale. Pegaso. Il futuro è nella rete. Spider-Man Homecoming. Dal 6 luglio al cinema. Siamo qui a Napoli, a Palazzo Zapata, sede dell'Università Telematica Pegaso, dove oggi sta per iniziare un convegno su una tematica molto molto importante ed attuale. Si parlerà infatti di medicina personalizzata. Il tema del convegno è l'innovazione possibile nelle pratiche del benessere, piani operativi di interventi salutistici personalizzati. La professoressa Luigia Melillo, che è docente di bioetica medica, già lo è stata per tanti anni presso l'Istituto Orientale di Napoli e anche qui adesso alla Pegaso. Oggi è oltretutto qui in veste di vicepresidente della Società Italiana di Storia della Medicina. E l'argomento di oggi è un argomento all'avanguardia, si parla di biologia molecolare. Sì, nella fattispecie è la medicina personalizzata. Sono contenta di intervenire come vicepresidente della Società Italiana di Storia della Medicina, perché sapete che la storia della medicina è la mia disciplina in cui ho avuto la cattedra per molti anni. E nell'arco della storia, diciamo, dei secoli, la medicina ha attraversato per molti secoli appunto una concezione, un approccio olistico che era rivolto all'attenzione del corpo umano nella sua interezza, quindi dell'individuo nella sua interezza. Poi soltanto nel 1700-1800 con la medicina sperimentale si è avuto, diciamo, l'attenzione alla ricerca diagnostica attraverso gli strumenti diagnostici, e quindi l'attenzione si è cominciata a concentrare sulle parti del corpo, dimenticando molto spesso l'interezza e anche il rapporto con il contesto esterno, che invece è stata una delle intuizioni più grandi del padre della medicina, cioè di Ippocrate, l'attenzione all'ambiente. Oggi pensi, con un risvolto che riguarda addirittura la ricerca genetica, che è la frontiera delle nostre scoperte, noi poniamo l'attenzione alla cellula, all'infinitesimamente piccolo. Bene, proprio la raccolta di tutti questi dati e il confronto con i dati a disposizione può portare ad una medicina personalizzata, cioè applicata alla persona, in cui la persona diventa di nuovo il centro dell'attenzione per il medico. Anche come professore di bioetica io sono molto interessata ai risvolti di questo nuovo corso, perché la protezione dei dati, quindi la privacy in questo confronto dei dati, anche il discorso di una medicina che va verso tutti e non solo appannaggio dei pochi, perché questa è una medicina anche che implica molti costi, quindi io non vorrei che fosse solo appannaggio di pochi, ma soprattutto quello che mi interessa è che si recupera il dialogo paziente-medico e quindi si ritorna ad un'attenzione al confronto, al discorso, alla narrazione, alla complessità, diciamo, all'umanizzazione. Ecco, si ritorna e si dovrebbe recuperare la medicina umanizzata. Lei
Ha capito benissimo, e quindi meglio di me è riuscita a fare sintesi. E lei alla fine, brava a spiegare. Alla fine, cioè la medicina umanizzata. E quindi umanizzata, con questo sorriso dobbiamo essere, ecco, ben sperare, perché sì, sarà una svolta importante verso, sì, il futuro. Sì, è una svolta su cui dobbiamo ancora costruire. E i relatori, io modero, ma i relatori sono i pionieri, e mi fa piacere che proprio dalla Pegaso parte anche questa nuova, questo nuovo filone di ricerca, e siano poi con oggi anche espressi, diciamo, siano anche relazionati al pubblico i nuovi percorsi che si possono delineare. Grazie. Il professore Mauro Minelli è docente straordinario di igiene generale applicata qui presso la Università Pegaso. L'argomento di questo convegno è oggi, tra gli altri, le nuove frontiere della medicina personalizzata. Questo che cosa cambia? Beh, cambia tutto, nel senso che quello che ci proponiamo di sviluppare e semmai anche di promuovere è sostanzialmente, non dico un approccio nuovo perché poi alla fine di nuovo non c'è nulla, ma è una modalità di approccio al paziente valutato nel suo assetto più completo, nel suo assetto, si dice, più sistemico, cioè non più soltanto l'attenzione alla specifica patologia d'organo, ma una valutazione un po' più generalizzata che possa includere quella patologia d'organo all'interno magari di un disturbo più generalizzato che si chiama disturbo di sistema, nell'ambito del quale poi quella patologia d'organo può essere semmai soltanto, come dire, un bersaglio rivelatore di un disturbo molto più generalizzato che va indagato nella sua interezza. Ora, in tutto questo, diciamo, la valutazione limitata a, come dire, ad una singola espressione clinica di quella patologia può non essere sufficiente. Quindi è necessario verificare un assetto un po' più generale, anche in relazione a quelle che poi sono gli specifici protocolli terapeutici che il paziente dovrà realizzare. Quindi non più un insieme di medicine date tanto per tamponare il sintomo ultimo che è comparso in ordine di tempo, ma una valutazione più generalizzata che è finalizzata anche ad individuare con una certa precisione il farmaco più giusto da dare al momento giusto e alla dose giusta in un complesso, soprattutto per i cronici, che può prevedere la contemporanea assunzione di farmaci diversi. Quindi l'ambito della medicina personalizzata, come dire, si propone esattamente per questo, perché consente di realizzare un approccio diagnostico, intanto di inquadramento diagnostico molto più preciso, molto più definito, molto più individuale, e poi, se possibile, come dire, un approccio terapeutico molto meno costoso in termini e di costi sanitari e di costi tossici per il paziente, perché si individua magari un numero piuttosto ristretto di farmaci, ma che sicuramente possono essere efficaci nel trattamento della patologia. Ok, grazie. Prego. Professore Alessandro Bianchi, rettore dell'Università Telematica Pegaso. La Pegaso sempre attenta ad argomenti innovativi e di grande rilievo. Oggi infatti si parla di medicina personalizzata che capovolge un po' tutto il mondo della medicina, perché con questi interventi l'uomo viene studiato nella sua unicità. Sì, in realtà lei ha colto bene, diciamo, l'essenza profonda di questo, che è un progetto di ricerca, di una ricerca messa a punto dal professor Minelli, e che noi, la Pegaso, insieme a lui diciamo, svilupperà a partire dai prossimi mesi. Riguarda il settore, l'ambito dell'immunologia, ed ha alcune caratteristiche interne che sono proprio, uno, l'innovazione, cioè si parla di innovare. Allora posso dire che, insomma, in qualche modo l'innovazione siamo noi. La Pegaso è nata su un progetto innovativo che era quello appunto di innovare il campo dell'alta formazione. È rimasto un marchio di qualità, noi facciamo innovazione per principio, diciamo. Si parla di progetti, e quindi questo è un altro degli elementi che ci caratterizzano. Se progettiamo cose, diciamo, materiali anche, ma progettiamo soprattutto il futuro nostro e della società. E si parla anche di frontiere in questo caso, siamo sulle frontiere, come dire, della conoscenza, e noi non possiamo non prendere atto del fatto che oggi in qualunque campo, nel nostro sicuramente, in quello medico, immunologico anche,
se tu non stai sulla frontiera, dopo un po' sei arretrato, devi stare lì, presidiare la frontiera, che è sempre uno dei terreni più difficili da praticare. Sarebbe meglio stare, come dire, nei territori già tranquilli, coltivati, urbanizzati. Bisogna stare sulla frontiera, perché se non ci sei tu ci sta qualcun altro e il giorno dopo ti ritrovi indietro. E quindi innovazione, progetti e frontiere, fino all'ultimo punto che lei diceva, quello della personalizzazione. In mezzo a un mare di cose standardizzate, in mezzo a un mare di procedure, regole, protocolli, in campo medico vigono dei protocolli che, per carità, bisogna assolutamente avere e rispettare, però il passaggio vero è quello per cui, avendo in mano il protocollo, io sono capace di capire la cosa che interessa a te in particolare e non all'universo a cui il protocollo è rivolto. Grazie. Il professore Maurizio Simmaco, esatto, è docente ordinario di biologia molecolare presso la Sapienza di Roma. Io voglio farle prima una domanda che forse è scontata, ma poiché entriamo nelle case vorrei che le spiegasse questa branca della medicina, la biologia molecolare, di cosa si occupa? Si occupa di studiare quelli che sono i meccanismi di funzionamento dei sistemi biologici. Ora, noi tante volte vediamo che avviene un fenomeno può avvenire in vari modi, pensiamo semplicemente alla formazione di un tumore oppure a una modificazione di un tessuto perché invecchia. Dietro a questo evento che noi possiamo vedere ci sono dei meccanismi che mano a mano che si conoscono permettono poi di governare l'evento, cioè sapere che una serratura funziona in un certo modo permette a chi la sa riparare di ripararla. Ha bisogno dello schema, sapere com'è lo schema del frigorifero ti permette di capire che devi cambiare, che ne so, il compressore. La stessa cosa avviene per i sistemi biologici: se io so come funzionano posso capire perché si sono guastati oppure posso prevenirne un malfunzionamento. La biologia molecolare fa questo, studia i meccanismi, li mette a disposizione di tutti. Perché? Perché così l'industria farmaceutica o l'industria della diagnostica preparano delle strategie volte a migliorare le cure, le terapie. Bene, quindi oggi che si parla di medicina personalizzata, ho capito adesso io per prima perché questa biologia molecolare è così importante in questo nuovo modo di approcciare. Certamente dallo studio del meccanismo generale, che possiamo sempre rimanere sul frigorifero, no? Dice perché quel frigorifero non funziona in generale, poi possiamo andare a studiare il frigorifero di quella casa, cioè il funzionamento di quella singola persona, perché tra una persona e l'altra, diciamo che chi ci ha costruiti, chi ci ha inventato, ha deciso che dobbiamo essere tutti unici sul pianeta. Ognuno di noi in effetti ha un codice di funzionamento che è suo, individuale, irripetibile, neanche con fratello gemello è identico. E che cosa succede quindi? Che studiare come sono i meccanismi in dettaglio del singolo individuo permettono di affinare le scelte terapeutiche. Questa cosa ovviamente aumenta la complessità, aumenta la difficoltà a fare una medicina uguale per tutti, però forse ci garantisce un pochino di più per quello che è la scelta dei farmaci, la scelta delle terapie, il riconoscimento di una patologia che può essere diversa da un individuo all'altro. Noi la ringraziamo non solo per quello che fa, ma per la semplicità con cui ci ha spiegato, con l'esempio del frigorifero, è proprio dei buoni docenti usare questi mezzi per far comprendere. E penso che oggi siamo arrivati un po' a tutti. Grazie alla sua spiegazione e buon lavoro. E dopo gli interventi dei vari relatori, il dottor Danilo Iervolino, presidente della Università Telematica Pegaso, conclude i lavori di questa giornata partendo dalla sua esperienza personale, che conferma appunto la validità di queste nuove teorie di medicina personalizzata. Il mio amico Mauro Minelli mi ha portato e trascinato violentemente a questa cura a cui io non credevo, quindi io sono il testimone non solo di ciò che sta per nascere questo centro di collaborazione con i loro studi, ora ve ne farò un accenno anche semplificando a parole mie, ma più che altro per raccontarvi a livello veramente personale ciò che mi è capitato. Io soffrivo di un grande disturbo nell'apparato digerente e
tanti amici medici e quindi mi hanno portato un po' in giro in tutti gli ospedali del Mezzogiorno d'Italia e non riuscivo a trovare la causa, una cosa anche molto invasiva, ho dovuto ripetere più di qualche volta, in quell'occasione ci siamo incontrati anche il professore Simmaco, ho dovuto ripetere più di qualche volta la gastroscopia e la colonoscopia e tutti mi dicevano che il problema non c'era, che ero in buona salute, purtroppo, ahimè, il dolore era persistente soprattutto in questa parte dell'addome, ora è diminuito, ancora non è scomparso del tutto, ecco, ora si sente meglio. A un certo punto mi dicono di dover incontrare il professore Neri. Io ero un po' scettico perché me ne avevano un po' parlato, questo problema del microbiota, l'intestino, ho detto, oh, ma io non ho un problema intestinale, ho un problema del reflusso gastrico, quindi non penso che possa essere in colleganza questo problema con quello del microbiota, di tutte le cose che ha detto magistralmente il professore Chinelli. Sono andato al suo centro due giorni, abbastanza invasivi, non credete quando lui dice che questa diagnosi è una diagnosi leggera, perché non è affatto leggera, due giorni, la prova del lattosio, una serie di esami, sono stato con mia moglie, quindi anche lei, la prova del nickel e dei metalli. E lui mi ha detto, guarda, innanzitutto ti fa male il cibo che mangi, la pasta, il pane, non voglio dire che se c'è via con matti sterili ci mangia, sei allergico al lattosio, hai dei problemi, la situazione non era messa proprio bene, quindi devi prendere degli integratori, dei probiotici, degli enzimi, devi migliorare tutto l'apparato digerente, lo sto raccontando malissimo, sono un pessimo paziente e ancor più pessimo testimonial, però lo racconto al mondo mio, come io l'ho vissuto dal mio personale punto di vista. Però sono tornato a casa e a distanza di 5 mesi, innanzitutto ho perso 12 kg, non mi ha tolto nessun alimento, infatti qua sono tutti curiosi, quindi una figa qualcuno, perché qui sono tanti clienti o potenziali clienti che sono venuti ad ascoltarmi per questo. E io ormai sono un contaminatore di questa medicina che è personalizzata, di precisione, non so come chiamarla, che a me ha portato tutti i benefici possibili e immaginabili. Mi ha dato i probiotici, l'ultima cura me l'ha data qualche mese fa, in alternanza ogni settimana, mi ha dato degli integratori e mi ha detto non la quantità di alimenti da mangiare, ma da mangiare, perché ahimè per la vita che faccio sarebbe stato impossibile, sono in giro in tutto il mondo, quindi impossibile fermarmi a dire ho bisogno di 40 grammi di petto di pollo, mangia tutto tranne una serie di alimenti. Io ho perso 12 kg, mi sento benissimo, il dolorino si è affievolito dell'80%, un po' è rimasto, ma siamo all'inizio di questa nuova cura. Quindi quella cosa ha fatto effetto. Ora ripiego sull'argomento di oggi e sul lancio di questa iniziativa. Allora, ci siamo detti, ma perché non inserire il programma di ricerca all'interno del nostro corso di scienze motorie, in primis? La seconda cosa che abbiamo fatto è quella di creare un centro a Napoli, lì a centro in Puglia, e lo sdoganiamo, di fatto lo apriremo tra qualche giorno, meno di un mese, ci siamo promessi, ci auguriamo di non fare brutta figura, stanno arrivando ancora i macchinari. Ma la notizia è che professore non sa che a me piace rilanciare e da qualche giorno la nostra università ha acquistato la clinica del sole, proprio perché da qui a 12 mesi vogliamo fare il primo e più grande centro nazionale su questa cosa. Logicamente io parlo da fondatore dell'università, da investitore, la parte tecnica, ahimè, su questo ho delle lacune enormi perché sono un modesto economista e quindi non potrei mai entrare nel merito di questo argomento, ma ho fatto bene e immagino che possa far bene anche gli altri. Una medicina che è innanzitutto uno stile di vita, un'abitudine alimentare, un entrare, non una maniera invasiva, scherzavo sulla invasività, non invasiva perché sono quattro pillole, probiotici, i risultati si vedono e sono immediati, è incredibile la correlazione, prima fatta vedere Mauro, mi dispiace che non ho potuto assistere al professore Simmaco, la sua relazione, ma purtroppo noi abbiamo tante cose aperte con degli ospiti dall'altro lato che o lasciamo ancora in riunione. E ho seguito questa vicenda incredibile, la bimba alopecia correlata, microbiota, ai problemi intestinali,
oppure tutto l'apparato digerente, oppure la capacità digestiva, si dice così, o digerente, penso si dica in entrambi i modi, e così via. Quindi questi grandi miglioramenti, noi come università cosa facciamo, cosa faremo? Uno, momenti come questi sono degli incontri fondamentali per trasferire questa importanza della ricerca, non posso dire della teoria, della ricerca, che afferisce a un nostro corso di laurea, che è appunto quello di scienze motorie. In termini di ricerca, la professoressa Pino ha fatto bene a chiusare che è importante farlo e trasferirlo in momenti seminariali come questo, e lo faremo sempre più, che la cultura della diffusione di questa problematica, che incide su tutto il benessere, le aspettative di vita sono fenomenali. Perdonatemi anche qui una finestra di riflessione, sono un po' chiacchierato, quindi non mi date mai un gelato, perché viene la fine, non me ne libero più. Ieri siamo stati, ho premiato l'Avvocato Generale dello Stato con un convegno all'Avvocatura a Viale Portoghesi, con il Presidente dell'AIFA, con il Presidente dell'ENPAM e con il Presidente di Federpharma. Eravamo in questo convegno dove abbiamo snocciolato, io come rappresentante del direttivo di Acron, i dati del Mezzogiorno, logicamente di queste disuguaglianze delle cure nord-sud, che è stato aperto il dibattito, caro professore, con un articolo che recitava: io medico a Pascale mi vado a curare il tumore al nord, all'Io. E da qui i dati che vedono purtroppo il Mezzogiorno fanno arrivo di cuore nelle cure, ma la sanità e bla 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 bla, ora non voglio opinare. Ma uno dei problemi sostanzialmente più rilevanti è la mancanza di prevenzione e di diffusione della cultura del benessere, perché a questo siamo arrivati, quindi lo voglio immediatamente collegare agli incontri con questi. Ne faremo tantissimi, ci sarà un centro specializzato, diretto, professor Minelli, che sicuramente immagino ci possa dare un contributo, professore Simago, che è ordinario all'Università Sapienza, ma c'è una tangenza e una particolare simpatia anche con Pegaso, di questo ci onoriamo della sua presenza quest'oggi qui. Secondo luogo, apriremo invece un laboratorio, un centro proprio per la cura, quindi verrà aperto in Italia il primo centro, che sarà pilota per poi altri centri in tutta Italia. Da qui a 12 mesi apriremo a Villa del Sole quello che sarà anche con delle camere, quindi un centro di 4.500 metri quadrati, che sarà il primo e il più grande in Italia. Scusatemi se vi ho rubato tempo, seguito di una giornata di lavoro già dura e ipertecnica, ma ci tenevo a testimoniare il mio affetto per il professore Minelli e per la fiducia che riservo in questa iniziativa. Grazie. Cambia il tuo modo di studiare, trasformati e libera il tuo potenziale. Pegaso. Il futuro è nella rete. Spider-Man Homecoming, dal 6 luglio al cinema.